Ciao, sono la Deik. In questo video voglio mostrarvi come potete ottenere un make-up no make-up super glow come quello che sto indossando. Se questo effetto vi piace e siete curiosi di capire in che modo ottenerlo, continuate a guardare il video in cui vi mostrerò tutti i passaggi, tutti gli strumenti e tutti i prodotti che ho utilizzato. Questo video, questo tutorial è stata veramente l'occasione giusta per mostrarvi all'opera un prodotto che sto utilizzando da qualche tempo e che mi ha veramente conquistata nel vero senso della parola. Sto parlando dell'olio farsali, nello specifico del Rose Gold Elixir, e sono più che certa che tutti conoscete questo prodotto o che almeno una volta lo avrete visto all'opera in un video su Instagram. Se pensate che in questo video troverete me che faccio il bagno, anzi la doccia, con il Rose Gold di Farsali, state sbagliando, perché lo sto utilizzando veramente a gocce, non perché c'ho da fare quella tirchia, ma perché semplicemente è un prodotto che ha un certo prezzo. A me è stato regalato per il mio compleanno dalle mie colleghe fantastiche, che ringrazio ancora, un bacione. Ma anche se le cose mi vengono regalate, io gli attribuisco il loro valore, cioè il valore che meritano, e quindi me lo sto veramente godendo, me lo sto centellinando, lo sto utilizzando veramente nella giusta quantità, un po' perché utilizzarne troppo ha anche veramente poco senso, e poi è una cosa molto insomma di scena, che fa marketing, fa view e eccetera eccetera. Quindi no, non troverete me che mi sgocciolo l'olio farsali da tutte le parti. Comunque, tornando a noi, quello che voglio mostrarvi è come utilizzo questo prodotto per andare a diluire il mio fondotinta nell'utilizzo sostanzialmente di tutti i giorni. In questo caso l'ho calato in questo tutorial, che è appunto quello di un make-up no make-up un po' glow, un po' fresco, un po', appunto, come vedete, naturale. A me piace tantissimo la pelle così luminosa, e questo appunto è un effetto che si ottiene grazie a questo olio. Voglio spendere su questo prodotto qualche parola velocissimamente, perché tanto so che lo conoscete già, vi siete già magari informati. Comunque, io ho una pelle mista che tende appunto a lucidarsi soprattutto in alcune zone, e non è che posso approfittare tanto degli oli viso. Infatti ne avevo provati alcuni, però sono veramente molto 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 potenti, cioè molto pesanti, non molto potenti, molto pesanti. La cosa che invece mi aveva attratto veramente di questo olio di Farsali è proprio la sua formulazione, perché il fatto che non contenga al suo interno degli oli derivanti da frutti a guscio fa sì automaticamente che non sia un olio pesante, ma sia appunto più leggero, e quindi sì, è vero, non va a dare un effetto super idratante come si sente dire appunto spesso, però secondo me è perfetto appunto per andare a bilanciare il fondo, lo rende molto più facilmente lavorabile, si stende meglio, lo va anche un pochino ad alleggerire in termini di copertura, perché si ottiene un effetto un pochino tipo in trasparenza, quindi sicuramente la copertura di un fondo va un pochino a perdere se si va a inserire questo prodotto oleoso, però ne beneficia la pelle in termini di effetto radioso, effetto appunto più naturale. Come vi dicevo all'inizio, infatti, non beneficiando di un estremo appunto effetto idratante da parte di questo olio, io vado sempre comunque ad idratare la mia pelle con una crema idratante prima di truccarmi, quindi non è che lo sostituisco alla crema idratante. Nel video vi farò vedere due utilizzi, che sono quello appunto di andare ad utilizzarlo mixato con il fondo e quello di andare ad utilizzarlo puro per dare un kick finale di illuminante. Lo potete utilizzare anche in tantissimi altri modi. C'è chi, come avrete visto, idrata le labbra prima di applicare un rossetto fluido, c'è chi lo utilizza per bagnare le cialde, per esempio, di una palette viso di illuminanti in crema. Quindi veramente gli utilizzi sono tanti, sono diversi.
sono personalizzabili, quindi ecco, potete fare di questo prodotto quello che volete sostanzialmente. Talvolta l'ho utilizzato anch'io prima di applicare un rossetto liquido, non mi piace farlo per esempio con quelli di Huda Beauty perché sono già molto liquidi come formula, però per esempio mi piace tantissimo utilizzarlo con quelli di Kat Von D, e devo dire che più che altro l'effetto che si ottiene non è tanto un effetto di idratazione quanto quello di andare a creare una base perfetta su cui andare a stendere il prodotto. L'ideale, diciamo, sarebbe andare a fare uno scrub labbra prima ancora di applicare questo olio e poi un rossetto liquido, perché se su delle labbra super screpolate e secche vado ad applicare l'olio Farsali per poi dopo applicare un rossetto liquido, non è che il Farsali è miracoloso e mi va all'istante a rimpolpare le labbra, anzi diciamo che questo effetto proprio non ce l'ha, cioè non ha un effetto immediato. Però se le labbra sono ben idratate già in precedenza, non hanno pellicine, quindi sono perfette per accogliere un rossetto liquido, andare ad applicare una goccia di olio permette di avere delle labbra super diciamo appunto levigate, lucide, e quindi il rossetto liquido si stende, che è una meraviglia, cioè veramente fantastico. Allora, prima vi ho detto che l'olio Farsali non contiene oli derivanti da frutti a guscio, e poi ho cominciato a delirare in altri sensi e non ho continuato il discorso. Quindi, che cosa contiene se non contiene oli derivanti da frutti a guscio? Contiene per esempio olio di semi di rosa canina, quindi appunto sono tipologie di semi diversi, per questo motivo l'olio non risulta così pesante come altri oli viso. Ma l'ingrediente chiave, quello che sembra appunto avere il merito di questo bellissimo effetto di pelle radiosa che questo olio garantisce, sono le pepite di oro 24 carati, quindi all'interno di questo olio sono veramente contenute queste pepite d'oro che si possono vedere anche appunto osservando il contagocce in controluce, e quindi questa cosa veramente è quella che lo rende super prezioso. Il Farsali viene definito come un olio adatto a tutti i tipi di pelle. Io, come vi dicevo, ho la pelle mista e quando lo utilizzo non posso, come vedrete, evitare di applicare la cipria, quindi da quella che è la mia esperienza non lo consiglierei a chi ha la pelle grassa. Quindi sicuramente per chi ha la pelle secca è perfetto, per chi ha la pelle mista può essere utilizzato appunto come vi ho fatto vedere, mixato con il fondotinta. Non andrei ad applicarlo in quantità industriali perché secondo me ha poco senso su una pelle mista. Oltre a donare un effetto visivo bellissimo, contiene anche degli ingredienti che appunto sono definiti anti-invecchiamento, e quindi per poter godere al massimo di questi effetti è consigliato l'utilizzo del prodotto contenuto nella confezione nel giro di un anno. Quindi al massimo, quando sta per scadere l'anno, potete iniziare a sgocciolarvelo senza ritegno su tutto il viso. Comunque, a questo punto mi sembra di avervi detto tutto relativamente a questo prodotto. Vi lascio al tutorial in cui appunto vi mostro, come vi dicevo, due utilizzi che appunto io sto facendo di questo prodotto. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Io sono molto amante di questo risultato, mi piace tantissimo, spero di potermelo permettere sinceramente anche quando sarà più caldo in estate, perché non so, temo un po' che la temperatura elevata con una base già così glow non faccia per me. Comunque lo vedremo. Nel frattempo mi godo questo mix di fondo e olio Farsali in questo periodo invernale, che secondo me è perfetto e diciamo mi fa apparire una pelle super idratata, super sana. A me piace veramente un sacco. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Ovviamente parto con il viso bello pulito e già idratato, in quanto mi piace tantissimo andare a idratare il viso possibilmente un quarto d'ora, 30 minuti prima di truccarmi. Quindi ho già applicato la mia crema idratante e soprattutto sono bella distesa in questa zona degli occhi perché ho appena fatto queste patch occhi che sono in idrogel, sono di Kirines.
non so se si pronuncia così, spero di non sbagliare la pronuncia. Comunque è un brand che ho scoperto recentemente da Marianneau e sono veramente ottime. Sono rimasta veramente colpita da come hanno idratato e disteso la zona del contorno occhi. Li ho trovati molto comodi, soprattutto perché l'idrogel rimane ben attaccato alla pelle, è veramente fantastico. E soprattutto mi ha dato un'ottima impressione proprio il risultato finale, cioè l'effetto che ho percepito quando le ho rimosse. Quindi devo dire che sono veramente molto soddisfatta e penso proprio che andrò a riacquistarle di nuovo, perché poi per esempio se avete un'occasione speciale o ci tenete ad essere particolarmente radiose e anche appunto levigate in questa zona, sono veramente fantastiche, a me sono piaciute tanto. Quello che andrò ad utilizzare è lo Studio Fix Fluid di MAC ed è il mio attuale fondotinta. L'ho già ricomprato una volta e mi ci trovo veramente benissimo, quindi per il momento non ho alcuna intenzione di mollarlo, è stata veramente una scoperta, lo sapete, ve l'ho mostrato in tantissimi video e lo utilizzo sia per le occasioni speciali ma anche per tutti i giorni, lo amo veramente in tutte le situazioni. Il prodotto che, come vi ho detto, voglio mostrarvi all'opera è l'olio Rose Gold di Farsali, quindi voglio mostrarvi come lo utilizzo per realizzare appunto questo look make up no make up insieme al fondotinta. Quello che faccio è prendere un pennello da fondotinta. A me piace tantissimo utilizzare i pennelli tagliati piatti, che in realtà sarebbero pensati per i fondotinta in polvere, mi piace utilizzarli per stendere il fondotinta fluido. Quello che faccio con l'olio Farsali è semplicissimo, perché vado ad applicare qualche goccia di olio sulle setole del pennello. Tengo il pennello in questa posizione in modo che l'olio non vada a finire nel manico, quindi nella parte in metallo. Fatto questo, vado immediatamente ad erogare qualche goccia di fondotinta, tipo 3 applicazioni, e poi lo stendo sul viso. Una volta steso vado a tamponarlo leggermente con la parte piatta appunto del pennello, in modo da sfruttare il pennello un po' come la Beauty Blender, quando, come vi dico sempre, vado a premere bene il prodotto nella pelle. Questo mi permette di andare ad eliminare eventuali righette causate dalle setole che possono appunto rimanere sul viso, ma in realtà andando a mixare l'olio Farsali con il fondo questo non succede, perché appunto la consistenza oleosa va a diluire la consistenza fluida del fondo e quindi diventa tutto molto più facile da stendere e da lavorare. Come potete vedere, l'effetto che ho ottenuto è molto radioso, molto luminoso e naturale, soprattutto appunto si nota nelle zone alte del viso, ma se voglio ottenere un effetto ancora più radioso posso andare, come vi farò vedere tra poco, a fare un'altra applicazione di solo olio. Ma prima vado ad intervenire con un po' di correttore, prendo il mio fidatissimo Boeing che ho ancora nel pack vecchio perché avevo fatto un po' di scorta in quanto era andato in saldo prima che rifacessero il packaging. Lo prelevo direttamente con la Mini Beauty Blender e lo vado a tamponare nella zona sotto gli occhi. Per me il Boeing nella tonalità 2 è un prodotto che non deve mancare nel mio kit di trucchi, è un prodotto che utilizzo da anni e ce lo devo avere perché mi garantisce un risultato sempre perfetto, quindi... Quindi con il Boeing vado ad uniformare bene sia la zona sotto gli occhi che la zona della palpebra e poi vado a coprire eventuali schifezze tipo questa. Che c'è una cosa. Perché poi c'è venuta anche la crosta, quindi... A questo punto, passaggio fondamentale, fissare tutto con un'ottima cipria come questa, per esempio quella di Laura Mercier, che vado ad applicare in questo caso con un pennellone. Scarico bene l'eccesso e vado a fissare le zone più critiche e poi il resto del viso.
L'importante, come vi ho detto spesso in questa fase, è non andare a strusciare per non creare una microesfoliazione della pelle, altrimenti rischiate di far alzare tutte le pellicine. Nel frattempo ho idratato un po' le labbra perché erano veramente secchissime, ho applicato il balsamo labbra al cocco di Sephora, che è uno dei miei preferiti. Quindi possiamo andare avanti e quello che vado a fare adesso è passare alle sopracciglia. Per quanto riguarda le sopracciglia, approfitto per mostrarvi uno dei prodotti che ho acquistato a Parigi, che è la Deep Brow Pomade di Anastasia. È un prodotto sopracciglia che io non avevo mai acquistato. Ovviamente sono rimasta super entusiasta, la formula è veramente fantastica, ha una lavorabilità incredibile, cioè veramente molto 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 facile da lavorare. Il colore che ho preso io è il dark brown ed è veramente bellissimo perché è un marrone intenso dal sottotono freddo che è perfetto, veramente perfetto per me. Lo vado ad applicare con un pennellino angolato, ma prima con uno spoolie brush. Vado a direzionare nella direzione giusta prima, visto che comunque vanno un po' dove gli pare e piace. Quello che faccio è prelevare il prodotto dal pot, che vado a richiudere immediatamente perché la consistenza mi piace tantissimo e spero che non cambi durante appunto l'utilizzo, perché veramente è molto cremosa e fantastica. Prendo una superficie piatta, in questo caso sto prendendo l'aggeggino, e vado a riportare sulla superficie un pochino di prodotto in modo da scaricare e alleggerire il pennello. Poi inizio a definire il sopracciglio e alterno un po' di movimenti che vadano a ricreare i peletti a dei movimenti tipo come in questo caso, come sto facendo in questo momento, che mi vadano a definire il bordo. Ovviamente non vado a caricare troppo per non andare fuori tema, ricordiamoci che questo è un make up no make up, quindi non voglio appunto eccedere nella definizione. Anzi, vorrei che nella parte della testa del sopracciglio fosse abbastanza naturale e sfumato, quindi vado a lavorare bene con lo spoolie brush. A questo punto che le sopracciglia sono pronte, procedo con gli occhi e quello che vado ad applicare è un ombretto in crema. Questo è il Color Paint di Make Up For Ever, l'acqua XL, ed è uno dei prodotti più meravigliosi secondo me che Make Up For Ever abbia creato. Sono ombretti a lunghissima tenuta, io li utilizzo tantissimo anche sulle spose, sono fantastici come base perché sono molto meglio di un primer ed esaltano tantissimo, proprio in maniera esponenziale, l'ombretto in polvere che viene applicato sopra. Ne basta veramente una quantità piccolissima che io solitamente vado ad applicare col dito. Ah, il numero, perché poi mi scordo di dirvi i numeri dei prodotti a volte, quindi mi raccomando scrivetemelo nei commenti, fatemelo notare in qualche modo perché io a volte non me ne accorgo nemmeno. Questo è l'I50, è una specie di color champagne, un beige, diciamo un rose gold. Quindi lo vado ad applicare con il dito. Vedete che mi era già andato nella pieghetta il correttore, mannaggia, nonostante l'avessi fissato con la cipria pure. Applico questo ombretto in crema così un po', non troppo in maniera precisa, diciamo con il dito, e lo vado a tamponare, ne ho applicato anche troppo forse. Fatto questo prendo la Starlit, quindi la palette occhi di Make Up For Ever che è recentissimamente uscita appunto, che potete trovare negli store Sephora, e vado ad applicare sulla mia palpebra mobile Dust, che è questo colore molto tridimensionale dal sottotono rosato. Per fare in modo che dopo il mascara non mi si appiccichi nella parte più alta dell'occhio, perché so che quando io tengo l'occhio aperto mi si va ad appiccicare quassù il mascara, vado ad asciugare questa zona con un ombretto chiaro e opaco. In questo caso sto utilizzando Milky Way sempre dalla Starlit. Per far sembrare il mio occhio più definito e con
tantissimo mascara, vado a colorare la rima interna con una matita nera. Questa è sempre della linea Acqua XL di Makeup Forever ed è la matita nera che io sto utilizzando da un sacco di tempo a questa parte. Non ho ancora trovato una valida sostituta, per me questo è veramente il top. E come vi dicevo, vado a colorare la rima interna superiore. Se ce la faccio, cerco di tenere un po' gli occhi aperti senza batterli per dargli il tempo di asciugare. Bene, fatto questo, che è una sorta di tight liner un po' a metà, nel senso che non è proprio completo, però comunque sia, avendolo fatto solo nella parte della rima interna superiore, è diciamo sì un tight lining a metà, perché non ho fatto diciamo la parte esterna, però è un pochino più veloce e permette comunque di avere un risultato un pochino più intensificato della bordatura dell'occhio. Fatto questo, vado ad applicare il mascara e voglio mostrarvi in azione il Bad Girl Bang di Benefit. Questo è appunto l'ultimo mascara super atteso che è uscito in casa Benefit ed è ovviamente una bomba. Io non avevo dubbi che fosse bellissimo, stratosferico, ma nonostante io già lo sapessi che mi piaceva, mi ha colpito tantissimo, cioè è veramente fantastico, dalla formula allo scovolino, alla durata, all'intensità del colore, hanno veramente fatto un ottimo lavoro, mi sto trovando benissimo, lo sto utilizzando da quando l'ho preso veramente tantissimo e l'ho già regalato, l'ho già consigliato tantissimo. È veramente un prodotto ottimo e se ancora non l'avete provato, fatelo. Comunque, eccolo qua, adesso vi mostro come lo vado ad applicare. Per prima cosa mi assicuro che nelle mie ciglia non ci siano grumi rimasti dalle applicazioni precedenti di mascara, quindi le vado a districare con questo pettinino che si trova proprio al termine del vostro aggeggino, e so che lo state comprando l'aggeggino perché l'ultima volta che sono andata da Sephora e lo volevo regalare non c'era più, cioè anzi no, poi me l'hanno trovato, però era l'ultimo rimasto, quindi so che lo state comprando e sono felicissima perché ovviamente io sono qui per darvi consigli, quindi sono felice quando quando prendete i miei consigli e li mettete in pratica, anche quando consistono appunto nell'acquistare qualcosa. Comunque davvero veramente è un accessorio che costa una scemata e secondo me vi cambierà la vita. Comunque, appunto, per tutti quelli che non hanno mai utilizzato la parte opposta dell'aggeggino, il pettinino è molto utile per andare a separare le ciglia in questo modo. Una volta quindi che le mie ciglia sono ben separate, prendo il mascara e vado a pulire un po' lo scovolino sul bordo, perché sembra che non prenda tanto prodotto, ma invece ne prende tanto, nonostante appunto le setole siano molto sottili e in silicone. Poi lo appoggio sulla base delle ciglia, inizio a lavorarlo in questo modo e tiro su, quindi faccio in modo che veramente prenda tutte le ciglia. Dopodiché, per arrivare bene in cima alle punte, inizio a battere l'occhio mentre applico il mascara. Non riesco a parlare e fare due cose insieme. Senza aspettare troppo, prendo l'aggeggino e vado ad appoggiarlo sul mio occhio e inizio a definire bene le ciglia. Ah, ovviamente non ho ricaricato di prodotto, perché sennò veramente viene una cosa troppo pesa. Alla fine poi applico il mascara anche sotto.
Andiamo avanti. Per quanto riguarda il viso, avevo utilizzato la palette, quella di Becca per Christy Teigen, che è una palette fantastica, ma che io utilizzo soprattutto in estate. Invece, diciamo, per questo look avevo utilizzato questa palette. Per guadagnare un po' di tempo avevo utilizzato un solo pennello, quindi faccio tutti gli step. Per prima cosa ho prelevato la terra che vado ad applicare nella zona sotto lo zigomo. E la vado ad applicare un pochino anche all'attaccatura dei capelli e nella zona delle tempie. Poi, come vi dicevo, sempre con lo stesso pennello prelevo un pochino di blush, veramente un tocco perché è fantastico, ma è anche super intenso. E lo vado ad applicare proprio sulla zona del pomellino dello zigomo, quindi in modo da creare questo tondino per dare volume a questa zona. Viene un effetto molto bello, molto molto Chiara Ferragni. Non so se ci avete fatto caso, lei ha sempre questi zigomi molto scolpiti sia dal blush che dall'illuminante che dalla terra, quindi appunto mette molto in risalto questa parte. Dopodiché, ancora con lo stesso pennello, prelevo l'illuminante dalla cialda più grande, che è Malibu Soleil, e vado ad applicarlo delicatamente solo nella parte alta. Dopodiché finisco di, diciamo, utilizzare il pennello sporco sul resto del viso. Adesso, per dare un kick finale di effetto glowy, vado a prendere una spugnetta triangolare come questa per esempio e ci applico qualche goccia di olio, tipo 3 goccine, e lo vado ad applicare quindi puro nelle zone più esposte, come la parte alta dello zigomo. Posso andare anche un pochino sotto gli occhi in questo modo per fare sì che la zona non risulti secca ma ben idratata. Vedete che dà proprio un effetto super illuminante, super glow. Cercate di evitare le zone dove siete più, diciamo, sofferenti di lucidità, nel senso tipo la zona T generalmente si evita e io devo cercare di evitare di andare troppo vicino al naso, perché solitamente questa è la parte che mi si lucida di più, quindi mi devo mantenere piuttosto sulla zona dello zigomo. Cercate ovviamente di non strusciare, altrimenti portate via tutto quello che avete fatto fino adesso, quindi no strusciare, sì tamponare. E chiudiamo il farsali prima di rovesciarlo. A questo punto, come potete vedere, ho ottenuto veramente un effetto stra super glow, cioè più di così non si può. Lo vado a fissare con uno spray, questo è il Fix Plus di MAC che ho preso con la profumazione alla rosa, perché il cocco era tristemente finito. Spero davvero che non si trattasse di un'edizione limitata, perché io voglio lo spray al cocco e lo troverò. Potete vedere da soli che l'effetto è veramente bellissimo, è super fresco, io lo amo da impazzire, lo sto utilizzando tutti i giorni e sto parlando del farsali ovviamente, vabbè, forse si capiva. Comunque mi piace un sacco e ovviamente questo look va ad enfatizzare tantissimo questo aspetto glow e mi piace davvero un sacco. Sulle labbra, nella foto che avevo pubblicato su Instagram, avevo applicato un gloss di Dior, invece oggi voglio mostrarvi questo, che è appunto il gloss universale di Rihanna. No, vabbè, il profumo è qualcosa di allucinante.
Quindi questo look super glow, super fresh, super tutto quello che volete è terminato, a me piace un sacco, lo sto facendo spessissimo e come avete visto non è che ci vuole proprio un secondo. Il make up no make up non va insieme al concetto di make up veloce. Assolutamente no, ci vogliono tanti accorgimenti, soprattutto se andate per esempio anche soltanto a riempire le sopracciglia per mantenere un effetto naturale. Anzi, a proposito di sopracciglia, fatemele fissare prima che decidano di andare dove gli pare, quindi utilizzo il Ready Set Brow di Benefit, anche se la Deep Brow Pomade tende molto a fissarsi anche da sola, cioè molto, una volta che asciuga è abbastanza, diciamo, le tende a irrigidirle un pochino, cioè tanto fluida nella formula quanto resistente poi in realtà quando l'ha andata ad applicare. Comunque io spero che le cose che avete visto vi siano piaciute, spero che vi sia piaciuto l'effetto del farsali, che vi sia piaciuto l'effetto del Bad Girl Bang che ho applicato, che vi piaccia il risultato finale di questo trucco. Quindi se così è stato, mi raccomando, non dimenticate di lasciare un like al video, e se per caso state guardando questo video e ancora non siete iscritti al canale, fatelo, perché ogni settimana pubblico un nuovo video, e se avete qualche richiesta particolare potete farmela nei commenti, io cercherò appunto di accontentarvi. Anzi, con l'occasione voglio davvero ringraziare di cuore Francesca, perché è stata lei a chiedermi di fare il tutorial di questo look quando ha visto il mio post su Instagram, appunto quando l'ho pubblicato. Quindi grazie Francesca, ti mando un bacione grandissimo, sei sempre veramente molto 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 carina, i tuoi commenti mi fanno sempre tantissimo piacere. Quindi veramente ho voluto accontentare subito la tua richiesta, anche perché era un'occasione perfetta per mostrarvi all'opera tanti prodotti nuovi. A questo punto vi saluto, vi mando un bacio grandissimo, vi aspetto la prossima settimana sempre sul mio canale con un nuovo video. Ciao!